siamo grandi ammiratori suoi e questo disco ci piace particolarmente. Sì, sì, anche a me. E come, c'ha qualche ricordo di questo disco, quando è inciso questo well, disco? Ma era il ultimo disco di Gil Evans e l'ultimo disco di nostra collaborazione. Sì, abbiamo parlato molto di fare qualcosa insieme, qualcosa un po' elaborato, e allora questo disco era un po' un sketch. Come si dice? Dei frammenti. Sì, no, un tentativo. Tentativo. Sì, verso qualcosa un po' più elaborato. Ma allora lui è morto un po', sì, un po' dopo. E in questo disco lei fa Esteem, sì, che è dedicato, mi sembra, a Johnny Hodges. Johnny Hodges. Mm. Che è uno delle sue, dei suoi punti di riferimento. Sì, e anche di Gil. Anche di Gil. Sì, sì. Sì, tutti e due è innamorato di Ellington e tutti. Per quanto riguarda, io ho letto che lei avrebbe fatto conoscere il sax, il suo sax a John Coltrane, il suo tipo. Sì, ho dimostrato questo sax per lui e lui mi ha chiesto che tonalità era e io l'ho detto e subito dopo lui ha preso uno. Perché lei ha sempre fatto solo sax sopra? E basta per me, ci sono tanti problemi e possibilità lì dentro. E come you know, una moglie o due o tre, no, uno. Uno basta. Yeah. Lei mi sembra per un certo periodo è stata accanto a Sonny Rollins. Sì. Anche sì, nel periodo in cui lui stava sotto il ponte, sì, di Williams. Sì, 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 praticavo insieme. Su appunto Williamsburg, sì. Dov'è? C'era molto rumore, eh? Rumori del barco, dell'aeroplane, del helicopter, del train, macchina e era buon exercise. Perché c'era tanto rumore, allora devi essere chiaro con un background tremendo così, allora è come si fai you know, sollevamento peso. Sì, esattamente lo stesso. Dopodiché, quando c'è il silenzio è molto più facile. Niente. E tu suoni in particolare da solo, sì, quindi molto, col massimo silenzio. Sì, sì. E come mai? Ma anche posso suonare in molto rumore, anche avuto in concerti in cantina rumoroso dove nessuno stava a sentire. Sì, no, nessuno, allora è suonato bene io. E l'ultima cosa è una volta solo. E dove? In Inghilterra, sabato sera, in un pub. Cosa? No. E questa sì, esperienza del cinema, del mystery? A me mi interessa molto come tutto il cinema e come fenomeno musicale e come musica per il cinema anche, tutti e due, sì. Tu hai già fatto? Sì, un po', yeah. Che tipo? Ho fatto musica per documentario, composto delle cose e improvviso delle cose, anche fatto la musica vivo per cinema muto. Sì. Ho un sacco di esperienze. E come la definiresti la musica che farete stasera? Ren fa la sua cosa e io faccio un concerto solo e noi facciamo una piccola cosa insieme. E la piccola cosa insieme che tipo di musica è? Sarebbe due cose, una cosa completamente trovato e l'altra cosa è un classico di Kellington. E quale? Non posso dire. Grazie.